Ciao amici di Italia Top Games, il tempo di scaricare i giga necessari per iniziare a giocare a FIFA 22 che vi propongo subito. FIFA 22, versione Xbox Series X ed S, streamata su PC per dire un po' di risoluzione, però ho pensato che valesse la pena per mostrarvi il gioco, perché su Xbox Series X ed S non c'è l'aggancio diretto al canale YouTube. Io sono OiPlay tramite il Game Pass Ultimate. Comunque mi fermo a parlare, non so se ha avuto il tempo di scaricare la Troide Cronaca o meno, proseguiamo nella partita e vediamo un po' questo FIFA 22. Eccoci qua, FIFA 22. Allora, non ci saranno tutte le modalità di gioco perché appunto vi ho detto devo finire di scaricare. Andiamo al menu principale. Sì. Eccoci qui. E vediamo cosa mi permette di fare all'inizio. Ecco, inizia. Allora, facciamo una partitina. Ah, mi mette come giocatore 2, va bene, non importa. Forse il giocatore 1, vabbè, non importa. Sì, giochiamo la Champions League. Fase a gironi. Mi interessa solo fare una partita. Che vi devo dire? Intanto abbiamo il PSG, vediamo se ci sono tutti i vari giocatori oppure chi c'è, se no Inter, Chelsea, Borussia, Real Madrid, ma sì dai, facciamo Paris Saint-Germain, Milan, dopo faremo tante altre partite, non vi preoccupate. Allora, eccoci qua. No, dilettante no, troppo facile, dai. Facciamo esperto, va bene. Mettiamo anche difficoltà in base al giocatore, sì. Stadio Parco dei Principi va bene. Gestione squadra. Avanti, avanti, avanti. Allora, Mbappé, Neymar, Messi, benissimo, tutto aggiornato. Ramos, Marquinhos, Donnarumma, perfetto. E allora, giochiamo la partita e vediamo come va. Vabbè, c'è la telecronaca inglese, poi alla prossima partita ve lo faccio sentire in italiano, non vi preoccupate. Thanks Derek. Well, the hosts are clear favorites going into this tie. But with that comes pressure, particularly against a team. Ci sono le freccine in su, saranno i giocatori in forma, immagino. Va bene, dai, giochiamo, 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 voglio giocare dopo. Ok, eccoci qui. It's the opening match day, Champions League group stage, match day one underway. Diaz. Chance here. Diaz, Rebic, no, e subito mi segna il Milan, Capperi, sale Makers. Well, let's have another look at this. He does really well to pick the right pass here and the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. Ok, va bene. Siamo partiti male, ma ci possiamo rifare. La fisica è diversa, i giocatori sembrano più pesanti, così come la palla. Ok, vai Verratti, fagli vedere chi siamo. Male. And behind it goes the concession of a corner. Calcio d'angolo. And now the delivery. Well, he failed to get it away properly. Uff. No. No degree of difficulty at all for the keeper. Gigione, già ne hai preso uno un po' così. Bello, 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 vai Mbappé, vai, 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 vai. Tomori, gran giocatore Tomori.
Ai, mi sbaglio. Ok. Over it comes. Ah, pessimo. Corner kick deliveries like that every day. Good tackle. Secondo me c'era fallo. Vai, vai. No. Vai. Che? Che sta? Offside. No. Offside. Vediamo. Eh beh, sì, sì, ha voglia. Non l'avevo proprio visto. Ok. Andiamo. Dopo cambiamo telecamera nel secondo tempo, vediamo. And showing fine vision. Diaz. Individual brilliance. No. Figuraccia, figuraccia del PSG, ma che altro è la mia, però. And a strong tackle. Well, as the stats confirm, Milan have controlled the ball, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. No, hanno fatto una bella azione qui. Brain Diaz è scatenato sulla fascia. Ok. Se passava. Giroud. Diaz, terrific block. And over comes the corner. And unable to hit the target. Goal kick here. Yeah, but it's good defending. He knew he was going to be beaten in the air, but he did enough to stop him scoring. Good pressure. Can they make something of this? Rebic. Oh, great piece of individual skill. And a goalkeeper. Oh, stavolta Donnarumma si rende. Just pulled off an absolutely stunning save there. That is brilliant. So the corner played into the box. Not all that convincing defensively. No, che? Okay. Finito il primo tempo. Here in the French capital. Allora, andiamo avanti, riprendi, cambiamo visuale, impostazioni di gioco, ok, allora visuale giocato, tribuna stampa, campo largo, coop, classica, dinamica, fondo campo, professionista, televisiva, io farei televisiva. And so the second half of this Champions League group stage match day one contest commences. Idrissa Gueye. Andiamo a fare un po' meglio in questo secondo tempo, eh. Messi. Cavolo. Questo è fallo. And the referee has decided to award the free kick to PSG. Gueye able to get a body in the way. Now can they counter clinically? Diaz. Rebic. It might be. And a strong glove on the ball from the keeper.
And very deftly cut out. Oh no. Over the touchline for a throw in. Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Rade Krunic. And the cross is very much on. Showing considerable guile. No. And a goal to increase their advantage to three. Can they be stopped? So the live action continues. It's all Milan. They hold the aces. Devo dire che giocando in streaming sul PC un po' c'è un po' di lag, però vabbè. Questo è un problema di giocare in streaming. Una parziale giustificazione al mio clamoroso flop. Ok. Vediamo se riusciamo a fare almeno il gol della bandiera. No. Che errore però, dai. Shocking pass, really. Rade Krunic. Can he convert? And he's kept it out, fully stretched, somehow reaching it. Andiamo dentro di Maria, vediamo. Clamoroso flop di Messi alla prima col PSG. Clamoroso flop è il mio, dai. Speriamo però. Ramos, che mi combini? Possession lost, intercepted. Olivier Giroud. Olivier Giroud ci ha fatto il sederino. Rade Krunic. On the ball, Rafael Leao. Might still be able to do a bit of damage. And that's sound goalkeeping to hang on to the shot like that. And he takes on the shot. Terrific block. Great pressure to win the ball back. Oh, just wide of the mark. Goal kick. Well, that never looked like troubling the keeper, did it? But it was worth an effort. A good strike from him. Substitution time it is. 10 minutes left for play in this match. Salamakers. Okay. Well, that's how to break the spirit of the attacker. I agree. An important interception. Olivier Giroud. Ooh, Olivier Giroud. Might really be able to trouble them here. Well blocked, but he must clear it away. Well, they can't quite take advantage. Mbappé, vai, Mbappé. Il gol della bandiera. In the wide position. And a PSG corner. Not all that convincing defensively. Well, it came to nothing in the end. Being pressed hard. 1 minute remaining. And the referee says enough is enough. E vabbè, dai ragazzi, è stata così. E vabbè. Ci sta. Però vi farò vedere qualche altra partita più in cui me la sbrigherò meglio. Al prossimo video, a fra pochissimo. Ciao.